L'avviso alla porta d'ingresso del sindaco ci suggerisce che qualcosa è comune e fuori servizio. Il primo cittadino invece, nonostante il suo annuncio di trasloco, stamane è al suo posto, impegnato in un confronto con il segretario Feola per discutere del teatro Gesualdo. Forse per mettere a punto i colpi di gag e di scena vissuti ieri in consiglio. Qualche lampo in aula alla Totò e Peppino non è mancato. E io pago, lamentano i cittadini. A Palazzo di Città nessuno ha visto il sindaco fare le valigie, nonostante l'aiuto molto interessato di qualcuno. Ecco, lei Gianluca Festa ha portato una borsa per aiutare il sindaco a trasferire le proprie cose a casa. Sì, ieri ha dichiarato alla stampa che sarebbe venuto stamane per raccogliere le sue cose, ma chiaramente non gli crediamo. Io ricordo che qualche mese fa ho affisso un 6x3 in città, cercando di ricordare al sindaco le volte in cui aveva già annunciato la città me ne vado e puntualmente è rimasto in sella. Credo che neanche dopo la bocciatura del bilancio di ieri sera, rispetto a un bilancio che palesava enormi dubbi di legittimità, possa andare a casa, quindi la gente purtroppo dovrà soffrire ancora per qualche tempo. Questo basterà per portare le cose del sindaco a casa? Lo vediamo piuttosto piccolo, minimalista. Per le cose buone basterà e addirittura sarà molto vuoto. Rispetto ai fallimenti e ai disastri amministrativi c'è il TIR che lo attende fuori, perché non so se basterà un viaggio, credo che ci vorranno molti viaggi. Quello che ha fatto foto, i disastri che ha combinato insieme alla sua amministrazione, purtroppo segneranno negativamente la vita di questa città per i prossimi decenni. Tra i corridoi si incrociano Festa e Petitto, deluso che si aspetta un clima da resa dei conti. Intanto al presidente del consiglio comunale la domanda è d'obbligo: ma Foti non doveva traslocare? Ma il sindaco cosa da prendere nella sua stanza e portare a casa, lei che conosce gli ambienti? Ne ha tante di curiosità, lei. No, ma tante cose anche il sindaco, cosa da prendere? Cosa, effetti personali, fotografie. Anche cornicello pure a livello di superstizione che non ha funzionato, almeno fino a ieri. E ne doveva avere tanti, sinceramente, per questi 3 anni di amministrazione. Sicuramente avrà fatto tanti errori, ma sicuramente la condizione politica non è mai stata quella delle ottimali per poter consentire un'amministrazione tranquilla della cosa pubblica. Mi affido al suo senso di verità. Quando è finita la seduta del Consiglio, il sindaco cosa ha esclamato? Attendiamo. Se si può dire, altrimenti ci mettiamo un bip, insomma. Lo mettiamo un bip, però sinceramente la cosa che ha chiesto, adesso aspetto una risposta da parte del Partito Democratico.